Io ritengo che sono convegni importantissimi, sono felicissimo e onorato di poterli ospitare a Biceglie. È un importante momento di riflessione e di studio per una ripresa della crescita. Partire dall'agricoltura per Biceglie, che ha una storia nel settore agricolo di non poco conto, è importante. In un momento di crisi trovare le soluzioni per una ripresa è importante e fondamentale per la nostra comunità. Ho l'onore di ospitare tanti illustri ospiti che oggi ci faranno delle validissime dissertazioni e ci lasceranno più ricchi. Spero che questo possa portare a una promozione del nostro territorio attraverso l'agricoltura, l'enogastronomia, che porteranno tanta gente e tanti turisti a visitare Biceglie. Questo è un convegno di respiro nazionale ed europeo, quindi non è che guarda alle realtà comunali o regionali. Il nostro scopo oggi è capire come gli economisti agrari possano contribuire a rendere operativa e vitale quella che noi chiamiamo economia circolare o economia civile, cioè come il mondo dell'economia, il mondo che noi chiamiamo della carità, dell'aiuto ai più bisognosi, possono diventare due facce della stessa medaglia. L'errore che noi abbiamo sempre fatto è quello di considerare queste due entità come se fossero nemici, o chi si occupa di carità o chi si occupa di profitto. No, sono due facce della stessa medaglia. Il profitto, l'efficienza economica devono pian piano pervadere il modo e l'organizzazione per operare anche a fini caritatevoli. Un esempio su tutti che riguarda noi economisti agrari. Noi perdiamo molto prodotto nel fresco, soprattutto nel settore ortofrutticolo, perché va buttato, perché è scarto. Se noi avessimo una efficienza logistica, se noi avessimo un'efficienza organizzativa, un modello organizzativo per le opere di carità. Questo è lo sforzo che ci sentiamo di affrontare in questi giorni e che nel convegno di apertura della nostra sessione di due giornate qua, che finisce in fiera sabato mattina, abbiamo voluto dedicarlo all'economia civile, ai più bisognosi, al popolo, diciamo che oggi insieme con chi sta meglio deve camminare verso un'unica direzione. Il momento finale in fiera riguarderà come i policy maker, cioè quelli che fanno le politiche, che fanno i bandi, fanno le leggi, si mettono in rapporto, in ascolto con il mondo della scienza e con il mondo degli operatori economici in carne ed ossa, per fare in modo che non siano più contrastanti i rapporti, ma siano sempre più integrati. Non che i policy maker devono fare l'interesse degli operatori o l'interesse degli scienziati, nel senso di apportare vantaggi, ma che devono fare l'interesse di queste categorie, nel senso di apportare e lavorare per il bene comune. Il concetto di bene comune va sdoganato dalla parte in cui noi siamo abituati a sentirlo, che sono la parte, che ne so, parti dal Vangelo, arrivi a tutto il mondo delle opere buone, ma bene comune è il bene che l'economia, che la politica possono fare al cittadino. È un incontro molto importante, perché l'economia ha bisogno di principi che la orientino. L'economia muove il mondo della politica, muove il mercato, muove le scelte, però tante volte è vittima della tecnocrazia e quindi le tecniche stesse non vengono messe a disposizione di uno sviluppo integrale dell'uomo. La grande sfida dell'etica, rilanciata dalla Laudato Si di Papa Francesco, l'enciclica sulla ecologia integrale, invece ci indica una strada nuova che l'economia circolare mette in atto. Le idee sono quelle di sviluppo sostenibile, sono quelle di ecologia integrale, sono quelle che riscoprono le relazioni tra gli uomini,
ma queste idee possono concretizzarsi solo quando alcune scienze, le scienze economiche in questo caso, le scienze agrarie, sperimentano vie nuove che possono assicurare davvero benessere per tutti e superamento di quella inequità che attanaglia alcune popolazioni mondiali che non beneficiano affatto dello sviluppo del primo mondo.